Nella decima giornata del campionato di Serie D, il Pineto scivola sul campo del Rieti che conquista così la quarta vittoria consecutiva. Pronti via e si affacciano i padroni di casa. Fioretti conclude palla sopra la traversa. Il Pineto non sta a guardare. D'Angelo pennella per Minincleri. Scaramuzzino risponde presente. Sempre i biancazzurri provano a mettere la freccia. Olcese prolunga per Ciarcelluti, bordata del numero 23 fuori di poco. Nel finale emozione da ambedue le parti. Sabatini cross al centro, Olcese devia, palla fuori di un niente. Sul capovolgimento di fronte, splendida conclusione di Orchi, grande risposta da parte di Mercorelli. Nella ripresa si rompono gli equilibri, Fioretti si incune in area, splendida girata che batte il numero 1 biancazzurro. Il Rieti spinge sull'acceleratore, lo stesso Fioretti lavora uno splendido pallone, scarica per Tiraferri che spara alle stelle. I teramani non ci stanno, Ciarcelluti semina il panico, il neoentrato Esposito non ci arriva per questione di centimetri. Sempre il numero 23 nel finale riceve da un compagno, ma la sua conclusione non c'entra la porta, non succede più nulla, il Pineto cede l'intera posta a un Rieti che guadagna così il quarto successo di fila. Sì, sappiamo della forza del Rieti, soprattutto in casa, su un terreno sintetico e non di grandissime dimensioni, quindi sappiamo che era una partita di contatto fisico, di seconde palle. Tutto sommato, la prima frazione abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti come Ciarcelluti e Olcese, dove siamo stati fortunati. Ci abbiamo provato, peccato perché sicuramente potevamo, ecco, uscire fuori dal campo del Rieti con un risultato positivo.